Vai. Andiamo. Può andare all'apertura. Siamo online. Sì, 300. Oh, l'avevo dato bravo. Ma lo so, ma lo, ah, l'ho rimesso a posto. Questo? Ma tu dove sei andato? Bene, ma lo vedo. Vai. Cibarnato. Saliva si prende allo subito. No, ma sui muri non ci sta. Ci sta, ne fa un pannellino di cartone. Oh, tanto la scatola, il cartone tu ce l'hai, tu Ho fatto vuoi. il mio parte, ma non ce l'è. Allora, Vai, cartone. cadena. E ora va sfilato, Tic. Ma come? Sì. Davide, ora tu ci sei. Leva la scatola sotto. No. Tirala. Leva. Tira. Leva. Alza. Alza. Poggia giù. Questo va aperto. Qui ci rivuole. Questo va portato. Ora subito. Più ce n'è. Guarda, qui lo spaccavo, il motore c'è tutto. Vedi? E quello che manca all'insieme. Piano c'è la radio, eh. Spugna, filtro, anzi si stia rovinando. Certo, perché questa si radice al filtro. La radio. Aspetta, va. Con tutti i suoi trimmettini. Certo. Ora va aperta questa. Allora tira fuori questo. Se premi lo sterzo, premi l'acceleratore. Il reverse. Poi ci devo aprire. Questo è quello che... Questa è la scatola. Io non so che ci sia. Danno anche di corredo le scatole vuote, eh? Se ne qualche non interessa. E che serve? Un condo se proprio. Allora aspetta si sfila, dai. Mettiamolo in luce. Cenne sembra scomparire praticamente. Che meraviglia. Siamo tutto là dentro della scatola, vai Davide. Davide. Le clip dove sono? Arena, le clip le saranno anche io. In dove? C'erano quello lì. Adesso il lavoro te i monster non ce l'hai sempre? O userai sempre forse il Maverick ora? No, certo, non sono tutti e due monster, ti faccio da solo. Sì, vabbè. Risultato. Tutta sempre là. Eccolo qua, con la sua arena. Passiamo a farlo vedere. Quindi lì non ci sono, No. Infatti ce l'ho, c'è un problema, c'è anche il libro. Ho capito, ma porca miseria, l'hanno senza lip. No, non è possibile, dai. Queste di che le sono per leggere questo? Con il tuo letto qui. Ah, sì, penso che sia. Sì, senti, c'è di spingere. Sono. Ci sono nemmeno messe allo scorcio. Guardiamo dentro le scatole. C'è più nulla. Poggia
Alex. Guardi, guarda il cenno. Lo porta a giro. Cenno, te eri più grande di famiglia, ma ora è t'ha fatto una penuccia. Dai, c'è qualcosa. Le clip allora non ci sono. Ma così poi come fai a prenderlo? Non c'è quello da sotto? Non anche in mano. Io guardavo dappertutto, cioè non lo trovai da tutte parti. Non togliamo meglio. Ma qui è vuoto. Non c'è altro l'abbiamo lasciato sui banco non della fette, quindi no, sembra. No, messaggio. Comunque le clip ce l'ho, sai, sono clip, non clip normale. Io ci sono messe da qualche parte, legata all'arena, anche qua. Sai che c'era più bello, se gli stava, vedi? Più alto. Vero? Questi non volevo lasciare dentro, babbo. Ma ci può alzare? Forse sono stato. Qualcosa tu può alzare? Ma questa vite? Non lo so, non mi dovrebbe provare. Forse sì. Anzi, facciamolo subito, guarda. Che compressione che ha. Senti il pro. Prova da urlo. Come può così? Dai. La natura è la bella. Bello, no. Meraviglioso. Stavolo qui sotto. C'è il numero. Comunque guarda, il telaio. Cioè, gliela paghi, cioè, gliela paghi gigante, ma gliela paghi. Io sono sospensioni indipendenti, cioè, abbracci, i denti, ho spiccicato. Sai che gli ha dei signori ammortizzatori? Cioè, da volta che disse, per leggere una gigino così, io sono ovviamente degli ammortizzatori io sì, Sare, la differenza di bene. 1,8 o 1,5? No, no, sai che va fatto l'impianto a giga anche a questo. Sì, per mandarlo a ragazzi. Svegliare questa nuova a giga. Prova quella di sui... Ora si fa una ripresa da tutto il mondo. Aerea. E poi si guarda ad alza subito quello lì. La ripresa aerea. Beh, qui manca il motore, ruote. E questo là? Boom. Gli ammortizzatori sono spettacolari. I figli dovevano andare a girare. Gli ammortizzatori sono veramente una roba impressionante, eh? Comunque la roba che c'aveva Fede lì in Erga, non so se quanto, eh? Se tu la cambi tutta può essere, o se è fatta l'XPM, ma se no te la lasci così. Diventa un po' più cattiva quella roba lì, un po' più colore. Mamma. Sì, questo. Sei andato scusa, c'è queste scale. Non lo so, però non ci posso fare niente. Ma guarda come sono questi cerchi, Alessio, ma l'ha visti? Li ho visti, li ho visti. Guardali dall'interno bene. Questi io li avrei fatti un pochino più cromati. Ma guarda, io sono invece sono per proprio contento, sì, che non siano cromati. Sì, perché con l'esperienza di Chen tanto poi si asciugano. Hai visto, a me mi toccava, fa vedere anche sì, nel video, sì, cromati sul lato e lasciare il cromo nel centro, che sono più belli e non si asciugano più, perché il centro è difficile che si asciughino. Carburatore. Membrana. Sono adesivi.
vite minimo massimo. Vite di minimo meccanico. Ed ecco qua il servo da 20 kg. Per rota, sì, uno qua e uno di qua, e poi c'è il servo dello sterzo là sopra. No, come mezzo sarei dire meraviglioso. Ora si fa vedere lo scarico, che è qualcosa di stupendo, anche se ci vuole lo scarico DDM per farlo suonare come Dio comanda. Serbatoio da 70. Voto, voto, voto. Le clip ti verranno a benzina. Ma questa delle clip non mi garba. Che sono clip? Questi. I ammortizzatori sono veramente stupendi. Questo è lo scarico a cassetta. Con il finalino tipo Formula 1. Che però è solo un finale che praticamente onde evitare si sporchi d'olio, eh. Bisogna un finalino perché lo scarico è qui. Invece mettendo quello della DDM, come ti dicevo, vieni qua. Laterale in acciaio. Retro. Moto si metterà dopo perché ora c'è le batterie della radio in carica. Non ci si fa a mettere un moto. Oddio, volendo se l'hanno un po' preso. Ma quant'è che quello è lì? Oh, c'è l'una, c'è l'una 8 che sparisce. Tu passi da questo 1 a 5 a questo 1 a 8 gli scompare. Meraviglioso. Quanto? Ma è la presa ora. Ma è tanto 10-4? Arrivano a 11-6, 12, no 12. Ma come 12. Tanto 10-4? 12 non c'è arriva. No, non è. Penso che ci si possa accontentare così. 12 minuti.